Ciao, sono le 21:35. Adesso a Shanbad ci sono 8 gradi e cielo sereno. Stanotte si prevedono 6 gradi e cielo sereno. Il digitale, che ci piaccia o meno, fa parte della nostra quotidianità, da quando ci alziamo la mattina a quando andiamo a dormire la sera. Ormai riguarda la nostra vita lavorativa, il nostro tempo libero e soprattutto le nostre relazioni interpersonali. Un esempio pratico è il seguente. Sicuramente vi sarete già trovati nella situazione in cui magari non sapete raggiungere un luogo o una destinazione. Una volta bisognava o chiedere a qualcuno ed essere fiduciosi che questo qualcuno vi indirizzasse nella direzione giusta, oppure andare in cerca di una mappa. Adesso, con il telefono nelle nostre tasche, basta semplicemente aprire un servizio di mappe, che può essere ad esempio Google Maps, selezionare la destinazione che si vuole raggiungere e il dispositivo sarà in grado di guidarci e soprattutto di darci più informazioni anche rispetto ai luoghi di interesse nel circondario della zona che vogliamo raggiungere. L'intelligenza artificiale, che sembra questa grande sconosciuta e questa fantascienza, ormai fa parte piano piano della vita, anche questo di tutti i giorni. Basta pensare all'assistente vocale che tutti abbiamo nella nostra tasca tramite lo smartphone, che può essere l'assistente vocale di Google o può essere l'assistente vocale Siri dell'iPhone, dell'Apple. Personalmente sono venuto a contatto con questa realtà dell'intelligenza artificiale attraverso questo programma mondiale che si chiama Google Developer Group. Il tutto è nato tramite un evento a cui ho partecipato a Torino, in cui prendendo contatti con i coordinatori locali di Torino siamo arrivati poi alla conclusione di cercare di crearne anche uno qui in Valle d'Aosta. Attualmente sono il coordinatore insieme ad altre 4 persone del Google Developer Group Valle d'Aosta. Con il Google Developer Group cerchiamo di creare una comunità di sviluppatori e soprattutto di appassionati di tecnologia, ovvero non è solo un punto di incontro per esperti del settore, ma è anche un punto di partenza per le persone che vogliono avvicinarsi o che vogliono comunque trovare un punto dove ci siano delle persone che possano aiutare a sviluppare delle idee o a integrare determinati argomenti, come ad esempio l'intelligenza artificiale, la programmazione di applicazioni, l'IoT, l'Internet of Things che ultimamente sta prendendo piede, che è tutto quell'insieme di dispositivi e di sensori che fino a poco tempo fa erano chiusi nei sistemi elettronici in cui si trovavano. Ma adesso, collegandoli ad internet, possono interagire tra di loro e soprattutto con delle piattaforme esterne e anche con tutto il mondo intero.